Ingegnere Giuseppe Bernardo, dirigente superiore del comando provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, siamo qua a Gizzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero. Sì, beh, intanto ringrazio l'organizzazione per avermi invitato e per aver voluto riconoscere questo premio al Corpo Nazionale, insomma, che io rappresento e che credo sia la vera ragione per cui sto qua. Il Corpo dei Vigili del Fuoco, che mai come oggi è in prima linea nel contrastare sia gli incendi che le altre situazioni d'emergenza. Beh, è sempre stato in prima linea, sono ormai 70 anni, anzi quasi 80 che siamo in prima linea. In realtà prima lo eravamo con i civici pompieri, cioè i pompieri che erano al servizio, diciamo, dei comuni. Poi dal 1941 siamo diventati Corpo Nazionale durante la Seconda Guerra Mondiale e da lì è stato un crescendo, insomma, ormai le attività che noi svolgiamo sono molto più ampie del semplice incendio, no? Noi ci occupiamo di soccorso pubblico a 360 gradi e quindi facciamo un'attività, credo, meritoria di sostegno e vicinanza ai cittadini nei momenti di difficoltà, soprattutto perché comunque noi siamo in campo nei momenti difficili. Quindi siamo, forse anche per questo, insomma, ci viene riconosciuto un po' dalla collettività un alto livello di gradimento, perché comunque siamo delle persone che, non lo dico, diciamo così, rischiamo anche la nostra incolumità, la nostra vita per aiutare gli altri, quindi credo sia una cosa veramente meritoria. Grazie.